Ciao a tutti, benvenuti e bentornati sul mio canale. Dopo il scorso video in cui appunto avete visto un DIY su Halloween, anche questo video è a tema Halloween e in particolare questo video è in collaborazione con Alice on Demand Creation, che spero di aver pronunciato bene perché sapete ormai che il mio inglese non è assolutamente perfetto, però come al solito vi lascio il link giù nell'info box e anche qua sopra al pallino. E quindi appunto abbiamo deciso insieme di realizzare uno scopriamo le creazioni in resina a tema Halloween. Prima di iniziare con le creazioni, vi volevo dire che per questa colata ho utilizzato la Feel Crystal del sito Aleschimica e per chi fosse interessato vi lascio il link giù nell'info box. E io mi sono trovata benissimo con questa resina, soprattutto perché asciuga molto molto in fretta. E quindi insomma ve la consiglio. Questa e quella per adesso della Resin Pro sono le mie preferite in assoluto. Iniziamo subito da questo e mi sa che l'ho fatto un po' troppo basso, ecco, e con lo sfondo verde, ecco tutti quanti i brillantini anche gialli e arancioni. Poi ho realizzato due cammei, questo e questo, che però adesso vedrete solamente la base, e poi non so se vi metto una foto in mezzo al video o alla fine, ma comunque potrete vederlo, poi terminarlo sulla mia pagina di Instagram. A proposito, seguitemi anche lì, Ariely Creation, ma comunque trovate sempre il link ai contatti o qui da qualche parte o giù nell'info box. E quindi abbiamo questo che si è già staccato, del cammino che abbiamo fatto con la gomma siliconica Sealand ed è meraviglioso. E poi vedrete come l'ho terminato. E quest'altro sui toni però del viola ed è anche un po' trasparente per la verità perché l'ho fatto con lo smalto e quindi è uscito un pochino trasparente, però sinceramente non mi dispiace. E un altro cameo che è già così, sarebbe uguale a questo come base, però è sui toni del rosa e purtroppo si è bagnato lo sticker e quindi diciamo che non è il massimo. Devo cercare di capire come fare, magari ci metto qualcosa di fimo sopra ai bordi in modo che non si veda che si è bagnato. Peccato, mi dispiace tantissimo. Poi abbiamo un altro cameo che è questo, che l'ho fatto al contrario, cioè praticamente così sopra, ed è questo. Che carino, guardate, molto bellino. Poi abbiamo questa qui, sempre con la Sealand, ed è praticamente una strega con lo sfondo della luna. E poi ho voluto fare tipo l'effetto galassia, proprio perché appunto c'è la luna, quindi volevo fare un po' tipo il cielo e non mi dispiace. Poi lo stampo grande, abbiamo questi, che carini. Ho cercato comunque di fare delle creazioni che non siano legate esclusivamente ad Halloween, anche perché se magari un domani le devo vendere a qualche mercatino, se sono legato ad Halloween non è che vada molto. Quindi questi sono due scheletri, uno maschio e una femmina, che si stanno mangiando un gelato carinissimo. Poi questo, bellissimo. Questo è un paesaggio praticamente, sempre un pochino macabro, diciamo. E abbiamo questa casa sulla montagna e poi tutto insomma questo paesaggio spaventoso. Questo è veramente bello. Quindi vediamo questi. Per questi ho paura che mi sa che qualche sticker si è bagnato. Che carina! È una specie di mini, però appunto un pochino così paurosa. E ha in mano questo, come si chiama? Lecca lecca, ecco. Tipo sempre a forma di topolino di Minnie. Che carina. Poi questo, bellissimo. Guardate questo. Di queste reazioni mi stanno piacendo tantissimo gli sfondi, col teschio e con tutti quanti i dolcetti. Questa, ah, questa è quella con la strega, eccola.
e dietro alla luna con un falco, credo che siano. Questo è veramente bello. Solo che si è bagnato un po' questo all'angolo, anche se non si vede, peccato. E poi questo, anche questo si è bagnato, è più proprio Halloween. E questo c'ha un gattino di qua, è il calderone delle streghe. Quindi niente, queste sono tutte quante le mie canzoni a tema Halloween e spero che vi siano piaciute. Fatemi sapere come sempre qual è la vostra preferita. La mia sono due e sono questa qui e questa. Mi piacciono veramente tantissimo e io ringrazio ancora Alessia per questa collaborazione, le mando un grosso bacio e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!